Ciao a tutti, benvenuti alla seconda lezione di yoga di questa settimana. Volevo dirvi che inizieremo con dei piccoli esercizi di presa di coscienza e di consapevolezza corporea, dopodiché ripeteremo in maniera fluida la sequenza del saluto al sole e a questa sequenza aggiungeremo, come già vi avevo preannunciato, delle varianti di passaggio. Saranno molto semplici e ovviamente vi darò appunto delle varianti ancora più semplici per poter eseguire in maniera più fluida e tranquilla la sequenza del saluto al sole con queste varianti appunto. Per cui adesso vi chiedo innanzitutto di avere a portata di mano l'oggetto rosso che ci servirà però alla fine per la meditazione finale e il mattoncino yoga oppure il cuscino per potervi sedere sempre alla fine. Per iniziare vi chiedo di sdraiarvi, come sempre, in posizione supina sul tappetino, quindi pancia su, e cercheremo di passare a rassegna ogni parte del nostro corpo che poggia al pavimento. Lo faremo in maniera più rapida e più consapevole rispetto alla prima volta, perché già l'abbiamo praticato. Per cui vi chiedo di distendervi, sempre in posizione supina, e iniziamo con rilassare completamente il nostro corpo, per cui abbandoniamo le punte dei piedi verso l'esterno in maniera rilassata e cerchiamo di evitare qualsiasi tensione sia all'interno che all'esterno del nostro corpo. Se ci sono distrazioni esterne, come per esempio dei rumori, cerchiamo di farli arrivare e di farli passare. Per cui iniziamo a sentire il peso dei nostri talloni, il destro e il sinistro, al pavimento, la pressione che generano i due talloni verso il pavimento. Non giudichiamo la posizione dei piedi, se uno è più rilassato o l'altro più rigido, non la giudichiamo, la accogliamo e la teniamo per noi. Così come la teniamo, la lasciamo andare. Con un bel respiro passiamo in rassegna i nostri polpacci che pesano al pavimento. Dipendono sempre dalla posizione dei piedi, quindi potremo sentire un po' di più la pressione sulla parte laterale del polpaccio rispetto alla parte centrale. Ma non importa, non ci interessa la parte centrale, ci interessa sentire il peso di questa parte del nostro corpo, sia destra che sinistra. Anche qui, senza giudicare, la visualizziamo e lasciamo andare. Passiamo ancora con un respiro all'appoggio delle cosce, sia destra che sinistra, per arrivare all'appoggio del sacro, quindi del bacino, la parte posteriore del bacino al pavimento. Anche qui potremo notare delle discordanze tra la parte destra e la parte sinistra, ma anche qui, così come arriva, la lasciamo andare. Passiamo poi alla parte toracica della colonna vertebrale, quella posteriore. Sentiamo l'appoggio della colonna al pavimento e percepiamo l'arco di passaggio tra la zona sacrale e la zona toracica, che è l'arco lombare, che non poggia al pavimento, ma percepiamola, sentiamola, visualizziamola. Passiamo ancora alle scapole. Anche qui potremmo avere delle piccole disarmonie, una può poggiare di più e l'altra può poggiare di meno. Così come arriva, la lasciamo andare con un bel respiro. Passiamo poi all'appoggio delle braccia, sia destra che sinistra. Passiamo all'appoggio dei gomiti, sia destro che sinistro, e degli avambracci, compresi poi i dorsi delle mani. Non teniamo in contrazione le dita, sentiamo solo l'appoggio leggero del dorso delle mani, le dita sono rilassate, quindi non poggiano al pavimento. E passiamo alla fine all'appoggio della testa, l'occipite. Anche qui visualizziamo l'arco di passaggio, che è la zona cervicale tra la zona toracica e
l'occipite. In questo caso cerchiamo di visualizzare la pressione dell'occipite al pavimento. E in questa zona potremo sentire delle piccole pulsazioni che sono scatenate appunto dall'appoggio dell'occipite al pavimento. Cerchiamo di percepirle senza averne paura, senza giudicarle. Le percepiamo, ci respiriamo dentro. E con un bel respiro la mandiamo via. Mandiamo via questa foto che abbiamo fatto al nostro corpo inquiete al pavimento. Riprendiamo il nostro respiro naturale, secondo il nostro ritmo. Se abbiamo chiuso gli occhi, continuiamo a rimanere ad occhi chiusi. E a questo punto portiamo le piante dei piedi al pavimento flettendo le ginocchia. Quindi ci troviamo in questa posizione. Piante dei piedi al pavimento, ginocchia flesse, senza sforzo, comunque il corpo continua ad essere in qualche modo rilassato. Adesso andremo a fare dei piccoli movimenti. Inizieremo a conoscere quello che il nostro bacino può fare, come può muoversi. Sia in maniera volontaria che involontaria. Involontaria nel senso che l'impulso del movimento parte non direttamente dal bacino, ma in questo caso partirà dai talloni. Se ne avete bisogno, mettete le mani sulle creste iliache, sulle ossa sporgenti che trovate qui ai lati del bacino, ma l'importante è che le vostre braccia siano comunque rilassate al pavimento, senza sforzo alcuno. A questo punto, prendendo aria, quindi inspirando, cerchiamo di mandare le creste in avanti, creando un arco sotto la zona lombare, quindi forzando la lordosi lombare. Prendiamo aria e andiamo in anteroversione. Buttando fuori l'aria, ruotiamo le creste indietro e l'arco lombare sparirà. Siamo in retroversione. Ancora una volta, prendo aria, vado in anteroversione, le creste vanno avanti, l'arco lombare si forma, butto fuori l'aria, le creste vanno indietro, l'arco lombare sparisce. Retroversione. Ancora una volta, prendo aria, ruoto il bacino in avanti, butto fuori l'aria, retroversione. L'ultima volta, anteroversione, prendo aria, retroversione, butto fuori l'aria. Ritorno in posizione neutra col bacino e da qui facciamo partire l'impulso del movimento dai talloni. Quindi diamo una piccola spinta al pavimento senza però sollevare il bacino dal pavimento. Prendiamo aria, spingo contro il pavimento, facciamo sì che questa forza sia ossea e non muscolare. Il movimento è piccolo e lascio andare la spinta. Quando faccio questo piccolo movimento, lascio sempre l'attenzione verso il movimento del bacino, quello che fa, quello che succede. Ancora continuo, spingo. Percepisco il movimento del bacino, ci sto 3-4 secondi e lascio andare. Ancora l'ultima volta, spingo, visualizzo il movimento del bacino, lo percepisco e lascio andare. Da qui ci aggiungiamo un altro movimento. Se io spingo contro i talloni, verso il pavimento, con i talloni verso il pavimento, il bacino, se avete notato, va in retroversione. Se invece lascio andare le piante dei piedi dal pavimento e le sollevo di pochissimo, noterò che il bacino andrà in anteroversione, quindi si formerà quello che è l'arco lombare. E da qui continuo. Prendo aria, sollevo le piante dei piedi,
butto fuori l'aria, poggio le piante al pavimento, spingo i talloni al pavimento, lascio andare il bacino in retroversione. Ancora, continuo, prendo aria, sollevo le piante dei piedi di pochissimo e butto fuori l'aria, riappoggio e spingo. Ancora una volta, prendo aria, stacco le piante dei piedi, il bacino bascola in avanti e butto fuori l'aria, spingo i talloni, il bacino va in retroversione. Ritorno in neutro. Se non siete riusciti a visualizzare questi piccoli movimenti, non vi preoccupate, non giudicate questa cosa, anche perché è veramente minimo il movimento che il bacino può fare con un impulso dato da un'altra parte del nostro corpo. A questo punto lasciamo il ginocchio sinistro flesso e lasciamo in estensione invece il ginocchio sinistro. Quindi destro flesso, sinistro esteso. Da qui continuiamo con la piccola pressione verso il pavimento, sempre dal tallone destro, ma non smettiamo mai di visualizzare il movimento del bacino. Quindi da qua do una piccola spinta, prendo aria, un po' si solleva il gluteo destro, ma non dobbiamo esasperare il movimento. E lascio andare, piccola spinta ancora, mi rendo conto di quello che succede e butto fuori l'aria, lascio andare. Ancora, inspiro, spingo e butto fuori, lascio andare. L'ultima volta, inspiro, spingo, espiro, lascio andare. Facciamo cambio gamba, quindi la sinistra si flette, la destra si estende e da qui continuiamo. Spinta con il tallone sinistro, prendo aria, noto che il bacino bascula verso destra e butto fuori, lascio andare. Ancora, inspiro, spingo, visualizzo il movimento, espiro, lascio. Ancora, inspiro, spingo, espiro, lascio e lo facciamo l'ultima volta. Inspiro, spingo, non esasperate il movimento, lasciate che il bacino si muova come deve ed espiro, lascio. Distendiamo completamente le gambe, rimaniamo con gli occhi chiusi. Visualizziamo per un attimo i quattro movimenti che il bacino ha fatto insieme a noi. L'anteroversione, senza farla ma visualizziamola e basta, quindi le creste sono andate in avanti, il sacro ha basculato sul coccige. In retroversione, movimento contrario, quindi le creste vanno indietro e l'arco lombare si appiattisce. Gli ultimi due movimenti abbiamo mobilizzato l'articolazione sacroiliaca facendo sollevare solo l'anca destra o solo l'anca sinistra. Da qui ci giriamo pancia in giù, portiamo le mani al petto e ci portiamo in posizione di preghiera. Do una piccola spinta sulle ginocchia e porto il bacino verso i talloni. Poggio la fronte a terra. Respiro e nella posizione della preghiera iniziamo a formulare la nostra intenzione per la lezione. Faccio tre bei respiri. Uno, due e tre. Finita respirazione, mi porto su, punto i piedi al pavimento in posizione di quadrupedia, scivolo indietro e iniziamo a risollevarci. Lascio le mani qui al pavimento e distendo completamente le ginocchia, lasciando la colonna appesa, comprese le braccia.
in questa posizione, ogni volta che ci ritroviamo in questa posizione, o andiamo con il peso totalmente sugli avampiedi, principalmente sul primo e sul quinto dito e sulla parte laterale del piede, oppure flettiamo leggermente le ginocchia per far sì che la nostra colonna comunque sia abbandonata. E da qua faccio un bel respiro e buttando fuori l'aria srotolo verso l'alto. La testa sale per ultima. Tiro fuori tutta l'aria. E da qui iniziamo con la sequenza del saluto al sole. Come abbiamo iniziato? Prendo aria, allargo le braccia, distendo le dita delle mani, guardo il soffitto, unisco i palmi delle mani e porto al petto, butto fuori l'aria. Da qua ancora prendo aria, estendo la colonna, porto sulle braccia e buttando fuori l'aria arrotolo la colonna seguendo i palmi delle mani attivi. Porto giù, mi raccomando qui, o fletto le ginocchia o le lascio estese con il peso sugli avampiedi. E da qua prendo aria, apro il petto. Le scapole si baciano, i palmi si guardano, la colonna è un tavolino. Butto fuori l'aria, lascio andare ancora. E di nuovo riprendo aria, schiena a tavolino, le scapole si baciano. Fletto leggermente le ginocchia, poggio le mani a terra, porto il piede destro avanti e il sinistro dietro. Poggio il ginocchio, sollevo il busto. Porto i palmi al petto, prendo aria e estendo braccia e colonna e butto fuori i palmi al petto. Vado in avanti, prendo aria, sposto il ginocchio destro indietro e faccio scendere il bacino in avanti. Butto fuori l'aria. Dorsi a terra, ginocchia a terra e da qua prendo aria, vado indietro con i gomiti e butto fuori l'aria e estendo. Spingete bene contro il pavimento in questa posizione, non vi accartocciate a terra. Ancora una volta prendo aria, gomiti indietro e butto fuori, spingo. Da qui diamo una piccola spinta, andiamo in quadrupedia, punto i piedi a terra, le dita dei piedi, vado in anteroversione con il bacino e entriamo nella posizione del cane a testa in giù. Prendo aria e butto fuori. Mi ritrovo qui, in questa posizione, mi raccomando all'appoggio delle mani, ben salda il pavimento, le dita ben estese, lo sguardo tra le mani, il bacino in anteroversione, le creste verso il pavimento, gli ischi verso il soffitto. I piedi, se i talloni non riescono a trovare il pavimento, possiamo flettere le ginocchia. L'importante è che il bacino rimanga in anteroversione, altrimenti estendiamo completamente. Da qua, prendendo aria, fletto leggermente le ginocchia, porto in avanti il piede sinistro, e lascio andare il piede destro dietro. Sollevo il busto, palmi al petto, prendo aria, estendo, butto fuori l'aria, palmi al petto. Da qua ritorno giù, sposto il peso sul ginocchio destro, porto indietro il ginocchio sinistro, e da qua rotolo indietro, come all'inizio, lascio andare le ginocchia in estensione, lascio la colonna appesa e di nuovo riprendo aria, colonna a tavolino, le scapole si baciano, butto fuori l'aria, lascio andare la colonna al pavimento. Raccolgo i palmi delle mani e con loro srotolo la colonna verso l'alto,
andando direttamente in estensione verso l'alto. Prendo aria e butto fuori, palmi al petto, ancora l'ultima, prendo aria, allargo le braccia, allargo le dita, le estendo verso il soffitto, palmi su e palmi al petto, butto fuori l'aria. Benissimo, abbiamo ricordato molto velocemente la sequenza del saluto al sole. Adesso quello che faremo è cambiare alcune asana, alcune posizioni o fare delle varianti, mettere delle varianti di passaggio. Per cui l'inizio è sempre lo stesso. Iniziamo con l'inspirazione, sempre con le braccia che vanno lateralmente e verso il soffitto. Manterremo la posizione per un po' di respirazione. Inspiro verso l'alto, palmi e porto giù al petto. Da questa posizione lascio andare le braccia, quello che devo provare a fare è estendere completamente le braccia verso l'alto a livello delle orecchie, andare in anteroversione con il bacino, quasi in posizione di squat, e sedermi, come se volessi sedermi su una sedia. Quindi da qui, prendo aria, braccia verso le orecchie, bacino in anteroversione, le ginocchia si flettono. Rimaniamo in questa posizione, per due respiri, inspiro, espiro, inspiro, ed espiro. Da qui scendiamo direttamente con la colonna verso il basso. Quindi, mentre scende la colonna, le ginocchia si estendono. Lascio andare giù. I palmi questa volta sono quasi attivi, quindi le dita quasi toccano il pavimento, ma la colonna è comunque abbandonata. Ok. Da questa posizione vado flettendo le ginocchia leggermente, poggio le mani a terra, vado in posizione di plank. Da qui. La variante di questa posizione è spostarsi da qui, porto prima un ginocchio a terra e poi l'altro ginocchio a terra per andare nella posizione del cane che guarda a testa in giù, a testa in su, scusate. Quindi, ripeto, da questa posizione porto avanti le braccia e vado in posizione di plank oppure poggio direttamente le ginocchia a terra. Da qua dobbiamo effettuare un piccolo piegamento. Quindi vado indietro con i gomiti, poggio le ginocchia e poggio i dorsi del piede e su e estendo. E da qua ritorno in posizione di plank o rimango in questa posizione e vado in quadrupedia. Quindi o faccio questo oppure distendo le gambe e ritorno in posizione di plank. Da qua, anteroversione, vado nella posizione del cane che guarda testa in giù. Respiro. Due respiri. E da questa posizione, attenzione, sollevo il piede destro da terra, lo porto avanti a me e subito con il busto vado su. Non poggio questa volta il ginocchio a terra. Mi ritrovo in questa posizione. Il piede sinistro, in questo caso, guarda il tallone del piede destro, quindi è leggermente intraruotato. E da qua. Palmi al petto, prendo aria, estendo e butto fuori l'aria. Palmi al petto, ripetiamo, inspiro ed espiro. L'ultima volta, inspiro ed espiro. Ci abbassiamo con il busto verso la coscia destra,
quasi a toccare con il torace la coscia. Poggio le mani a terra, su cui farò affidamento ovviamente, porto il piede destro dietro, entrando direttamente nella posizione del cane a testa in giù. Porto indietro e vado. Respiro, prendo aria, butto fuori. L'ultimo respiro. E da qua sollevo il ginocchio sinistro, lo porto in avanti e vado su con il busto. Il piede destro interruotato, guarda il tallone del piede sinistro. Mani al petto, prendo aria, estendo e butto fuori. Palmi al petto. Ancora, inspiro. Ed espiro. Ultima volta. Inspiro. Ed espiro. In questa posizione dobbiamo fare attenzione a non ruotare il bacino verso il lato della gamba estesa, ma dobbiamo stare con il bacino che guarda di fronte nella direzione del ginocchio flesso. Da qui. Andiamo giù con il busto, il torace sinistro tocca la coscia sinistra, ruoto il piede destro e da qua sollevo il piede ed entro di nuovo nella posizione del cane a testa in giù. Un'altra variante di passaggio per questa posizione, per entrare in questa posizione, è sollevare completamente la gamba. Quindi, lo ripetiamo. Prendendo aria, sollevo completamente la gamba destra e vado in avanti con un passaggio e sollevo il busto. Sempre piede sinistro a terra e ancora inspiro. Se non riuscite a farla, fatela normalmente come l'abbiamo fatta la prima volta. Ancora inspiro. Espiro. L'ultimo, inspiro ed espiro. Andiamo giù, cambiamo gamba, il ritorno è sempre uguale, quindi sollevo la gamba destra e la riporto giù. Andiamo con la gamba sinistra, sollevo e la porto in avanti. Sul busto, palmi al petto. Prendo aria, estendo, butto fuori, palmi al petto. Ancora prendo aria, estendo e palmi al petto. Butto fuori, ultima volta, inspiro ed espiro. Ripoggio. Il torace sinistro sulla coscia sinistra, ritorno sollevando il piede, sollevo la gamba e la riporto giù. Da qui poggio le ginocchia al pavimento, estendo ancora la colonna, lascio andare il bacino, posizione del cane a testa in su. Inspiro, vado indietro con i gomiti. Espiro, estendo, ancora l'ultima volta, inspiro, espiro, attenzione qui, ritorniamo con i gomiti indietro, da questa posizione già appunto le dita dei piedi al pavimento, faccio un po' di pressione sulle ginocchia e da qua vado di nuovo in posizione del cane a testa in su, a testa in giù, scusate. Respiro. Ora, per ritornare nella posizione ortostatica, quindi in piedi, ci sono due possibilità da qui. O faccio un passo con il piede destro verso la mano destra e con il piede sinistro verso la mano sinistra, molto semplicemente, oppure da questa posizione posso effettuare un piccolo salto, quindi flesso leggermente le ginocchia e salto verso le mani.
Da qua ritorniamo, già il bacino è in preparazione per la posizione della sedia, quindi prendendo aria sollevo direttamente il busto insieme alle braccia portandole a livello delle orecchie. Rimango qui, butto fuori l'aria, respiro. Entro con tutto il corpo nella posizione, ci respiro dentro, i piedi sono ben ancorati al pavimento e da qua prendo aria, butto fuori, estendo le ginocchia, lascio andare la colonna al pavimento. Ancora ripetiamo l'ultima volta questa posizione. Fletto le ginocchia, il bacino va indietro, mi siedo, sollevo le braccia. Inspiro ed espiro, lascio andare. E da qua unisco i palmi delle mani, srotolo piano la colonna, palmi al petto, da qua lascio le braccia nei fianchi e l'ultima inspirazione. Braccia laterali, inspiro ed espiro, palmi al petto. Ok, diciamo che questa è una sequenza un po' più complicata, ci sono parecchie varianti, però potremo provare a farla diventare un po' più fluida magari dalla prossima volta, quindi vi consiglio di rivedere il video. Adesso assumete la posizione che più vi fa stare in rilassamento, quindi o rimanete dove siete con i piedi ancorati bene al pavimento, oppure potete utilizzare questo mattoncino yoga per sedervi, oppure un cuscino semplicemente per sedervi a terra, o stare sdraiati sul tappetino sempre pancia su, come preferite. Su questo mattoncino faccio poggiare per bene gli ischi a terra, che sono le ossa del bacino che stanno posteriormente, che possiamo sentire sotto i glutei. Da qui ci sediamo o ci sdraiamo o rimaniamo in piedi e a questo punto vi chiedo di tenere davanti a voi il colore, l'oggetto di colore rosso. Tenetelo vicino a voi per adesso, per il momento. In questo momento dobbiamo cercare di calmare innanzitutto la frequenza cardiaca e il nostro respiro. Quindi quello che dobbiamo fare è innanzitutto chiudere gli occhi. Cercare di ritrovare il nostro ritmo naturale del cuore. Per cui, per ritrovarlo, facciamo una bella inspirazione. Tratteniamo l'aria per 4 secondi. E la buttiamo fuori. Ancora, continuo, inspiro, trattengo e butto fuori. Continuate con questa respirazione e vi dico che la cosa importantissima è l'espirazione. Quindi cercate di buttare quanta più aria possibile fuori. Cerchiamo di togliere anche quel minimo di aria residua per non andare in iperventilazione. Non blocchiamo il diaframma verso il basso. Cerchiamo di fargli fare il suo movimento naturale, quindi abbassarsi in ispirazione ed alzarsi in espirazione. Più mandiamo fuori aria, più il nostro diaframma riprende il suo ritmo naturale di movimento. Quindi ancora, inspiro, trattengo, faccio attenzione al diametro toracico, vediamo che cosa succede, e butto fuori, tolgo tutta l'aria possibile e immaginabile, butto fuori tutto. Ancora, continuo. Ci possiamo aiutare con la respirazione toracica che abbiamo fatto l'altra volta. Quindi, inspirando, allargo bene le coste. Se mi serve, apro anche il petto, guardo in aria. E quando butto fuori, chiudo tutto completamente.
Andiamo in espansione quanto più possibile. E chiudiamo le coste e svuotiamo completamente i polmoni. Ancora l'ultima volta, inspiro, apro, trattengo e butto fuori. Rimaniamo ancora con gli occhi chiusi, ascoltiamo il ritmo del cuore e il ritmo del respiro. Se si è calmato, se è diverso rispetto sia all'inizio che alla fine della pratica. Cerchiamo di essere consapevoli sia del nostro battito del cuore e sia del nostro respiro. A questo punto, in qualsiasi posizione voi siate, aprite leggermente gli occhi e prendete o mettete davanti a voi l'oggetto di colore rosso. Rimanete con gli occhi aperti e cercate di fotografare letteralmente il colore. Cercate di entrarci in questo colore. Cercate di respirarlo. Prendeteci confidenza, cercate di essere presenti e una volta che l'avete fotografato, chiudete gli occhi senza mai perdere il colore dai vostri occhi. E da qui inizieremo ad attribuirgli degli aggettivi, dei significati. Lo associeremo alla terra, a quella terra che fa da culla alle radici, che dà nutrimento, che fa esplodere la vita, a quella che tiene le radici in connessione. Pensiamo agli alberi, pensiamo alle piante. Esse è culla, tiene le radici ben salde per far sì che gli alberi crescano verso l'alto, verso il cielo, ma allo stesso tempo queste radici di uno e dell'altro albero o di molti alberi sono in connessione. Si danno nutrimento a vicenda, sono in connessione, comunicano tra di loro per dare a una fitta foresta una stabilità, una sicurezza. Così come gli alberi hanno le loro radici, anche noi esseri umani abbiamo le nostre radici. E sono quelle che possiamo sentire sotto di noi, chi è in posizione ortostatica, quindi in piedi, le può sentire sotto i piedi e sotto il bacino. Chi è in posizione seduta lo sentirà ancora di più, il suo bacino, la sua radice. E chi è in posizione supina, sdraiata al pavimento, la può sentire sotto tutto il suo corpo. Diamogli stabilità, diamogli fermezza, facciamo sì che il nostro corpo sia ben saldo. Ma per cosa? Per dare la vita, per avere la vita, per essere in attività. Quell'attività che può dare scambio e connessione agli altri, anche agli altri, da noi stessi e da tutti quanti. Cerchiamo con questa attività
di esprimerla. E come si fa? Sentendo il nostro respiro e sentendo il nostro battito del cuore. Sappiamo quando loro sono veloci e quando sono lenti. Sappiamo perché sono veloci e perché sono lenti. Quando sono veloci il nostro corpo in genere è sottoposto a stress, ad angoscia, a nervosismo. E il nostro corpo risponde. Se invece noi cerchiamo di vivere nel nostro corpo, di amarlo e di riconoscerlo in base alle sue necessità e alle sue limitazioni, cercheremo un equilibrio tra uno stress nocivo e uno stress salutare. Cerchiamo di bilanciare, né di sottovalutare né di sovraccaricare. Ascoltiamolo, perché esso in qualche modo è il generatore di energia. Il nostro corpo produce energia muovendosi, ma anche senza movimento. E questa energia è sempre in comunicazione e aperta agli altri. Cerchiamo, soprattutto in questo momento particolare, di sentirci di più, di percepirci e di ascoltare il corpo. Ha sempre qualcosa da dire, ha sempre qualcosa da comunicarci e da comunicare. E prima lui che parla rispetto a noi. Cerchiamo di accettare gli sbagli, cerchiamo di accettare le limitazioni, così come arrivano le lasciamo andare, così come arrivano le distrazioni le lasciamo andare. Cerchiamo di sentire la fermezza, la solidità, la vita, l'attività, la terra, il rosso. Cerchiamo di respirare questo colore. Non l'abbiamo mai fatto andare via dai nostri occhi. Lo visualizziamo ancora con più forza, con più fermezza. Lo respiriamo. Lo facciamo andare all'interno del nostro corpo, così come all'esterno. Lo inspiro, lo faccio andare dentro. Lo espiro e mi ci vesto. Cerchiamo di ricoprirci completamente di questo colore e di sentirci ben saldi alla terra, così come alla vita. Stiamo ancora un po' con noi stessi. Rimaniamo in connessione con il nostro corpo. Facciamo due respiri profondi prima di ritornare alla realtà. Ancora inspiro ed espiro. Quando vi sentite pronti e quando volete, riaprite gli occhi e in qualsiasi posizione voi siate, abbracciatevi. Avvolgete con le vostre braccia il vostro corpo, accarezzatelo, sentitelo e ringraziatevi. Ancora un respiro profondo con le braccia attorno al corpo. E io ringrazio voi per questa bella lezione. Ci vediamo la settimana prossima e vi aspettiamo domani con la lezione di core training di Valentina. Grazie, buona serata.